Good morning, guys! Esatto, sono la concessionaria Royal Enfield di Arezzo, che innanzitutto ringrazio per farmi provare una sua motocicletta. Una moto mondo custom, prezzo contenuto, ottime performance e anche dall'estetica molto retro. Oggi proviamo la Interceptor 6,50. Grazie alla Royal Enfield qui di Arezzo la possiamo provare oggi. Prima di salire in sella dobbiamo semplicemente fare i documenti, firmare tutto quanto, prendere le chiavi e andiamo. Chiave presa. E come diceva Nico Cerghini, luci accese anche di giorno, casco sempre allacciato, sicurezza. What we do here is go back. Eccoci ragazzi, momento della verità. Inseriamo la chiavettina, on. Oh, fa anche il check del quadro strumenti. Ora, prima cosa da fare è sentire il sound. Ok, impostazione abbastanza alta, devo dire. Ora andiamo a fare qualche curvetta, ragazzi. Poi ci fermiamo lungo la strada che loro mi hanno indicato, curve, bella divertente, e parliamo di quei pochi dati tecnici che poi a noi ci interessano, perché a conti fatti questo test ride è tutto quanto incentrato sulle sensazioni di guida, perché chi guida una moto come questa, una custom, una moto classica, sì, è interessato a quelle che sono le prestazioni, a quelli che sono i dati tecnici, ma ci interessa più come sia la posizione di guida, il feeling, la comodità, perché poi fondamentalmente per questo si utilizza la moto. Prima cosa che vado a notare, posizione della schiena molto dritta, risulta veramente molto comoda, manubrio largo, fantastica questa posizione di guida. Per ora il primo acchitto è veramente molto piacevole. La prima cosa che noto che mi piace è la strumentazione analogica, che mi piace tantissimo, veramente in linea con la moto, che è una moto modern classic. L'unica parte digitale è questo schermino con indicazione livello carburante, parziale e odo. Fantastica, prende giri come se non ci fosse un domani. Ora andiamo con calma, perché comunque è pur sempre una moto nuova, perché mi sento un po' emozionato, l'ho presa che aveva 2 km, quindi dobbiamo andare con calma perché è una moto estremamente nuova, quindi oggi non facciamo delle prove estreme, anche perché comunque non l'avrei fatta una prova di motore troppo invasiva. Questa è una moto da godere tra una curva e l'altra. Cambio preciso, mi trovo veramente molto bene con il cambio, è immediato, tocco e cambia. Mi devo un pochino reimpostare nella guida, perché io vengo da una moto che a 5500 giri praticamente è arrivata alla sua fine, parliamo della 883, mentre questa ha un motore che ancora un pochino spinge, infatti possiamo arrivare fino ai 7100, è ovvio che poi non ci si arriva. Molto dolce questo motore nella sua erogazione, nonostante sia un bicilindrico, quindi magari abituato alle sensazioni di bicilindrico che strappa, scorbutico, questo è dolce. Freno motore invasivo, si sente, c'è, importante, quindi comunque molto utile, è stato regolato molto bene perché è veramente gentile. Nell'impostazione che si ha, ottima per il controllo della motocicletta, perché con questa posizione così seduta, gambe leggermente arretrate, si ha un controllo sulle pedane e sul manubrio molto saldo. Ora andiamo a vedere i dettagli tecnici di questa motocicletta e direi di partire dall'anteriore, anche perché qua ovviamente ci stiamo trovando. Abbiamo un freno a disco da 320 mm azionato da una pinza a 2 pistoncini. Bellissimo il cerchio a raggi, veramente molto classico. Pneumatico Pirelli, quindi
sinonimo di garanzia. Per quanto riguarda l'anteriore, abbiamo un faro non LED, che secondo me su una moto del genere è un punto a suo favore, perché un faro LED qui avrebbe stonato, sarebbe stato un più che a livello estetico non ci azzeccava molto. Per quanto riguarda la zona dei comandi, mi trovo soddisfatto, perché nonostante siano di plastica, è una plastica di pregio. Cosa che noto in maniera molto positiva e piacevole è il tasto per quanto riguarda il lampeggiamento con l'abbagliante. Questa è una moto di media cilindrata, quindi di medio utilizzo, un 650, e non su tutte quante le 6,5 troviamo questa piccola dotazione, questo piccolo tastino, che è una sciocchezza, però può sempre tornare comodo. Qui davanti a me abbiamo il cuore pulsante di questa motocicletta, che canta veramente da Dio. Un motore bicilindrico in linea trasversale a 4 tempi. Il raffreddamento è a aria e olio, quindi gli permette di sopportare alte temperature per lungo tempo. La sua è una potenza di 47 cavalli che riescono a sprigionare una potenza di 52 Nm, quindi un motore scattante che, se vogliamo, aprendo gas, ci sa anche far divertire. Guardate che bel incavo che c'è qua per poter andare a posizionare le ginocchia, perché con questa pedana arretrata che abbiamo qui, le ginocchia si posizionano veramente molto bene e permettono di stringere il serbatoio se si vuole avere una guida un pochino più sportiva. Ha una capienza di 13,7 litri. Con una guida media, senza andare a sforzare troppo il motore, senza andare troppo su di giri, si riescono tranquillamente a raggiungere i 25 km al litro. Quindi riusciamo ad avere un'ottima autonomia. È una moto classica, con richiami agli anni 70 un pochino ovunque. E i più evidenti, i più iconici sono la ruota a raggi, le frecce anteriori e posteriori cromate, questo faro bello grande e tondo, non LED, gli specchietti tondi e alti, tipicamente anni 70, il serbatoio a goccia, che è rimasto un pochino così da sempre sulla Royal Enfield di questa impostazione, sella lunga, trapuntata e ben rifinita, lo stop rettangolare e i due scarichi terminali che escono belli sporgenti dalle parti. È una moto che sa emozionare e che mi sta piacendo veramente tanto. Questa Interceptor 6,50 con il suo prezzo parte da 6.200 euro, quindi nella graduatoria è fra le più basse della sua categoria. È un ottimo investimento per iniziare a guidare, per imparare a guidare, e una volta che ci si è presa confidenza vi fa divertire, perché non stanca, il motore è sempre pronto, docile, gentile, ma anche cattivo. L'impostazione di guida non vi stanca, anzi, seduti dritti, comodi su una poltrona, ma se volete vi spostate un pochino avanti e vi divertite, ma veramente tanto, perché è una moto dalle 1000 personalità. Questa Interceptor ha una gemella non proprio identica, a dire il vero, che è la Continental GT. Stesso telaio, stesso motore, stesse ruote, stesso impianto frenante, ma l'impostazione di guida è diversa. La Continental semi manubri, quindi molto avanti, molto sportiveggiante, molto più corsaiola da bar, per così definirla. Lei più touring, più comoda, più da viaggio, più da rilassiamoci e godiamoci il panorama. È una moto che, con la sua estrema agilità, il peso un pochino lo fa dimenticare come la moto si mette in moto e si parte. Ora proviamo a fare un test frenata un pochino più forte e importante. Giù di freno. Nonostante i 200 kg sommati ai miei, arriviamo a quasi 290, la moto si è comportata egregiamente. Ovvio è che per una frenata più importante bisogna essere veloci e pronti ad utilizzare freno motore e a tirare con più decisione la pinza freno. Questa cornice a retina è perfetta per questa motocicletta classica, una motocicletta nata per perdersi fra le colline, fra le curve toscane. Infatti non poteva esserci zona migliore per far crescere una concessionaria Royal Enfield, che poi ho scoperto essere una delle estremamente poche concessionarie ufficiali Royal Enfield in Italia. Le gomme Pirelli su questa motocicletta sono estremamente comode e danno un gran bel grip. A 80 km orari l'aria si fa sentire, non è un elemento che disturba poi così tanto. Sicuramente in autostrada a 130-140 alla lunga ci si può stancare. Non è una moto nata per quelle percorrenze, per quelle velocità così alte. Il vero DNA natura di questa Interceptor 6,50 è questo. Metto la quarta barra quinta, paesaggio che si perde a vista d'occhio, e mi godo la moto. Ed è bellissimo viaggiare, girare in un
in un paesaggio così rilassante e tranquillo, e avere come colonna sonora questo bicilindrico che canta in maniera molto docile. È una musica di sottofondo, ti accompagna mentre vai in motocicletta. Lo scarico, uno scarico omologato per quanto riguarda le normative euro, però sentite, c'è un bello schioppettio. Fantastico. Nei cambi di direzione è precisa e pronta. La si butta giù e lei dice: non ti preoccupare, io ti vengo dietro. Ovvio poi, ragazzi, credo stiamo parlando di una moto custom, comunque non pensata per le alte velocità, per le curve estreme. Però una curva un pochino più allegra lei la fa con molto piacere. Le sospensioni originali sono abbastanza comode, si può andare a giocare un pochino sul precarico per andarle a indurire un po', perché sono sospensioni già un pochino personalizzabili, quindi questo è un altro punto estremamente a favore. Se voglio una guida un pochino più corsaiola, sposto leggermente il piede più indietro, il busto un pochino più avanti, e la moto, essendo già pronta di suo a livello di motore, ci permette di divertirci un pochino di più, ed è pronta nel cambio di direzione repentino ad andare e farci divertire. Con un budget di 6.300 euro è una moto che magari comprerei, perché offre comodità, customizzazione, perché si presta molto bene per essere customizzata, che possa essere in versione cafe racer, che possa essere in versione touring o un pochino più sportiveggiante ancora. Potete farci quello che volete, è un'ottima base per fare quello che voi ritenete più giusto per le vostre esigenze o per la vostra passione.